Mamma mia, Beatrice, questa sera voglio portarti assolutamente in un posto speciale. Potrei portarti a Titta in Festa, vicino Città di Castello. Una cena tradizionale, un bel bicchiere di vino, delle chiacchiere tra amici e poi se ti va potresti concedermi anche un ballo. Buonasera, siamo a Titta, una piccola frazione del comune di Città di Castello e siamo qui in occasione di Titta in Festa, un evento paesano che racchiude musica, giochi popolari e buona cucina. Siamo con il signor Grasselli Luciano, uno degli organizzatori della manifestazione. Cosa ci può dire su questo evento? E io dico che sono molto contento perché e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, che questo è tutto il volontariato, dove tanta gente ci aiuta veramente perché siamo tutti amici, diciamo, e quindi solo che il nostro problema è un problema un po' grosso perché non abbiamo una sede vera e propria. Dalla Cecchini a Bacchetta, presi i voti, non si vede più nessuno e questo mi dispiace perché prima fanno le promesse e poi dopo non si vedono. Fatto questo, dico solo che ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato, in particolare tutti chi, le 7-8-10 persone che hanno veramente lavorato, ma ci hanno messo proprio l'anima, il cuore per fare questa festa. Diciamo che la vostra festa è più variegata, ovvero non riguarda, cioè non prepara soltanto una cosa, ma un menù ben più vasto che varia. Dai gnocchi al tartufo, la pasta al tartufo e tante altre cose che ci sono delle persone che sono capaci all'altezza a partire da me perché io li invento, poi qualcheduno le fa. Quindi ringraziamo anche le bravissime cuoche che si impegnano in questi giorni. Ne dirò che posso ringraziare tutti, tutti. Io come da presidente ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato perché il presidente solo non è che fa la festa. Ecco. Ringrazio anche chi fa i foi durante, perché i foi se parte da marzo, e chi fa i foi che è la mifiola che non c'è perché lì fa i foi soli, però questa è un'ampiezza che gli va dato d'elogio perché, ecco. L'impegno inizia da molto prima che inizia la festa e quindi il ringraziamento a tutti coloro che in qualche modo hanno aiutato la realizzazione della festa. E un ringraziamento anche a lei. Grazie anche in particolare a quelli dei Badiali che ci danno sempre una mano, come noi ne diamo a loro, perché è qui vicino, diciamo, ci danno una collaborazione. Ringrazio anche a loro perché è la prima cosa principale, senza gente la festa non si fa.
Siamo con il signor Luciano e il signor Maurizio, siamo nel cuore della festa dove viene preparato il cibo poi da servire alle persone. E, come procede la festa? Bene, bene, prima si è disturbato un pochino il tempo, però adesso tutto tranquillo, speriamo che duri. C'è comunque sia una buona affluenza, vedo che qui già lavorate molto. Sì, ieri sera c'è stata diversa gente, poi per il nostro paese piccolo che siamo, la gente ci viene sempre qui, gli piace. E il signor Maurizio invece cosa ci può dire? Ma per il momento la festa funziona bene, gli stand funzionano bene, che duri anche domani. E speriamo che arrivi ancora più gente, visto che ancora insomma è presto e quindi di tempo ce n'è, il tempo sembra tenere. Speriamo che continui così la festa, che domani e anche stasera ci sia molta più gente. Siamo con il signor Antonello e il signor Nicola. Cosa ci potete dire su Titta in Festa? Che diciamo? Che stiamo sempre facendo il nostro meglio, tutti gli anni. E speriamo che il tempo ci mantenga, perché il verso non è quello. Mo parla tu. E voglio dire due parole, che il nostro problema di Tette in Festa, che ancora non abbiamo una struttura fissa della Proloco, e tutti gli anni bisogna cercare, 15 giorni prima dell'inizio della festa bisogna radunare tante persone, tante buone volontà per portare tavoli, preparare lo stand e tutto quanto. Nonostante questo problema però vedo che la gente partecipa, anche le persone del posto aiutano, ci mettono molto impegno, quindi nonostante tutto la festa riesce e funziona. Sì, nonostante i problemi che abbiamo c'è molta partecipazione della gente e ecco, speriamo di continuare e faccio un augurio a tutte le persone che vengono a trovarci. Siamo con il signor Masciari Luigi. E cosa ne pensa della festa? Io penso che sia una cosa positiva, perché mette insieme molta gente di diverse generazioni, di diverse frazioni, ecco, praticamente è una fratellanza che ci porta. Vi porto ogni anno a passare delle belle serate. Ecco. Cosa ci può dire sulla festa? Un commento a caldo. Che ci divertiamo sempre tutti, noi da questa parte e noi e loro dall'altra. Com'è andata questa serata? Molto bene, nonostante la pioggia iniziale. E cos'altro ci può dire? Ci dica qualcosa. Di venire a mangiare da noi, perché è tutto buono. Grazie mille, un saluto. Ci dica qualcosa sulla festa. La festa, c'è chi lavora e chi non fa nulla. Com'è andata la serata? Speravo bene, via, che si divertono. E poi è il tempo, ringraziando che sia stato bello. Com'è andata questa sera in cucina? Benissimo, perché c'ero io in cucina. Ma quando ci sono io va tutto bene. Allora lei è il capo chef. Comandante, insieme col Pedro. E il signore invece che ruolo ha nella festa? Cuoce la pecora. È una grossa responsabilità. Sì, sì. Tutta. Abbastanza. No, è molto bello vedere questa allegria in una festa. Sì. Quindi complimenti a tutti. Grazie. E continuate così allora.